Mister, una brutta sconfitta, che è successo? Niente, è successo, che ho detto prima, due considerazioni. La prima è che nel Gavorano bisogna fare un plauso agli altri, no? Perché sempre che è successo quando si perde. C'è sicuramente del merito nostro, ma c'è qualcosa di buono che hanno fatto loro. Seconda considerazione è che io, essendo allenatore, sono il maggior responsabile di questa, diciamo, sconfitta con termini un po' pesanti. Però poi alla fine leggo la classifica e riparto da domani più carico di prima, vorrei che già fosse domenica, perché sono convinto che questa assolutamente non è la squadra nostra. Però, come ripeto, poi l'abbiamo approcciata forse male, e devo chiedere scusa anche ai tifosi che ci seguono sempre in massa, ci stanno sempre vicino. Però sono convinto che noi porteremo la barca dove deve arrivare. Proprio sulle sconfitte, che poi si deve meditare, le prime cose che ha detto ai suoi giocatori negli spogliatoi al termine del match? Che dobbiamo stare a testa alta, perché non avevamo fenomeni domenica e non siamo scarsi oggi. Legga la classifica, il Montespaccato ha fatto 4 gol a San Donato d'Avernelli, Abbianese ha perso e siamo ancora primi. Vuol dire che quello che abbiamo fatto fino adesso avevamo fatto bene, e non è vero con squadre così, ma con squadre forti. Però niente, se riparte, carichi, vedo troppi musi giù, perché sennò dopo diventa l'arroganza di chi pensa che deve vincere tutte le partite. Ci sono anche gli altri in vita, gli avversari, e se uno vuole rispetto deve portare rispetto pure agli altri. Qualche errore tecnico in difesa, un po' di troppo. Ci sono chiaramente, non solo errori tecnici in difesa, ma c'è errore in tutte le cose, iniziando da me, errori che ho fatto io sicuramente, perché dopo è molto più facile leggerla. Però da domani, che è lunedì, ripartiremo, martedì ci confronteremo e sono convinto che da domenica risplenderemo sul campo e riprenderemo la marcia che abbiamo interrotto oggi.